Come vi avevo preannunciato nello scorso video unboxing dedicato a Metal Gear Solid, quello dalla paperella di Solid Snake che vi lascio nel caso in cui ve lo foste perso qui in alto a destra, a giugno sarebbe arrivato un pezzo a tema Metal Gear Solid parecchio interessante ed eccolo qua. Ci è voluto un po' più del previsto, è stato incredibilmente divertente e appunto sono qui per parlarvi della mia esperienza con il modellino scala 1 a 100 del Metal Gear Rex prodotto da Coto Buchiglia. Facciamo sparire la scatola. Forse è il caso di far sparire anche il mouse. Fatto. Questo piccolo grande modellino, alto circa 22 centimetri, è composto da 600 pezzi divisi all'interno di blocchetti come questo. Abbiamo diversi A, B, C, D, F, eccetera. Ognuno di questi pezzi serve poi per completare questo. Gli strumenti che ho utilizzato per costruire il Rex sono una semplicissima lima per unghie che ho trovato in casa e questa pinza tagliente che ho comprato ad un negozio di cinesi, alla modica cifra di 3,60 euro. Ora, potreste tranquillamente acquistare un kit da modellismo, soprattutto nel caso in cui voi siate persone che effettivamente hanno questa passione. Non è il mio caso. Ammetto che costruire il Rex è stata un'esperienza molto divertente e mi scuso in anticipo, ma non ho alcun materiale video, che mostra il montaggio perché ho preferito prendere la costruzione del Rex come un momento mio di svago, di relax, quindi un po' per staccare la mente. Saranno almeno 15 anni che non costruisco qualcosa. È stata un'esperienza molto stimolante perché, a differenza di una statuetta, è una cosa che sento particolarmente mia per il fatto che l'ho costruita. E questo, secondo me, gli dà un valore aggiunto. Avrebbe anche la basetta, però, per una questione di praticità, ho preferito non inserirla e non perdere neanche tempo a montarla perché lo spazio in cui lo espongo è abbastanza piccolo e dovrei togliere una delle paperelle e mi sta sul cazzo farlo. Considerate che non è stato dipinto. Questo è il Rex così come viene appunto confezionato. Alla fine del manuale abbiamo tutto il manuale di istruzione, ovviamente, che contiene il montaggio, eccetera, eccetera, che sì, è completamente in giapponese, ma basta guardare le figure. Sono indicati i colori che servono per pitturarlo. Ovviamente non voglio fare casini, mi piace anche così. Se da una parte è stata un'esperienza davvero stimolante, divertente e appagante, dall'altra comunque ha avuto i suoi lati negativi. Avendolo pagato 120 euro da multiplayer.com, che davvero per quanto mi riguarda è uno degli store più seri qui in Italia, per le esperienze che ho avuto io, mi aspettavo che fosse praticamente perfetto. Super premessa. Quello che sto per dire non è assolutamente colpa di Multiplayer, perché Multiplayer li riceve direttamente dal fornitore, che poi li passa appunto a Multiplayer, e da Multiplayer arrivano a noi. Ahimè, la perfezione non c'è stata, e anzi, mi sono trovato ad avere due pezzi rovinati, fortunatamente utilizzabili, ma rovinati. Parlo nello specifico del sottocannone, che fortunatamente è in una parte praticamente invisibile, di conseguenza non mi pesa particolarmente, e del, non saprei come definirlo, diciamo, potremmo chiamarlo il ginocchio, che come potete vedere, a differenza del destro, è rovinato. È un problema enorme? No. Però, considerato il prezzo e considerato appunto che si tratta di un modellino, dovrebbe essere un pezzo in condizioni perfette, cioè ogni pezzo dovrebbe essere giusto. Ho contattato Multiplayer spiegando il problema, dovrò ricontattarli perché li ho contattati per questo e ho riscontrato il problema con il sottocannone successivamente. Mi è stato detto che contatteranno Coto Buchiglia per sapere come procedere, se eventualmente inviare dei pezzi di ricambio o un modellino nuovo, insomma, non lo so. Fatto sta che se dovessero chiedermi di rimandarlo indietro, probabilmente gli direi di no. Innanzitutto ci ho impiegato un po'. In secondo luogo, non mi sembra una cosa così grave da dire no, dai, devo assolutamente cambiarlo. Poi, ovviamente, questa è una cosa estremamente personale. Tornando però al quanto ho impiegato per costruirlo, mi è arrivato, se non sbaglio, il 26 giugno e ho finito di montarlo circa un mese dopo. 26-27 luglio. Sembra che io ci abbia messo un'eternità, in realtà il tempo a disposizione per dedicarmici è stato relativamente poco. Ho fatto una stima, più o meno credo di averci
averci messo tra le 15 e le 20 ore. Considerate però appunto che, come ho già detto, non ho la minima esperienza con i modellini, questo è davvero il mio primissimo approccio, almeno in età adulta, e che l'ho fatto veramente a tempo perso, cioè con tutta la calma del mondo, rilassandomi. Lo consiglio, per quanto mi riguarda, a tutti i fan di Metal Gear Solid, perché, come ho già detto in tutti gli altri video unboxing, non è semplice trovare al giorno d'oggi un pezzo di merchandise ufficiale che sia fatto relativamente bene e che contemporaneamente non costi un occhio della testa. A casa del buon Bri ho praticamente visto un museo di merchandise, tra cui questo, l'avevo già ordinato ed ero molto curioso di vedere appunto come sarebbe stato posizionato nel modo corretto. È veramente spettacolare, ragazzi, io lo consiglio a chiunque, come ho già detto. È una cifra abbastanza importante, perché comunque 120 euro non sono pochi, però è un prezzo il cui peso varia, secondo me, a seconda di quanto volete nella vostra collezione un pezzo dedicato a Metal Gear Solid. Dimenticavo di aggiungere che è provvisto di molte parti mobili. Possiamo muovere veramente qualsiasi cosa, possiamo girare il radar, possiamo girare il cannone, possiamo aprire e chiudere la bocca, diversi punti di articolazione. Se vi chiedete perché non lo faccio, è perché è un po' leggerino e tende a staccarsi. Ora, non necessariamente succede, però mi è capitato nel posizionarlo in questo particolare modo, soprattutto muovendo le gambe, che qualche pezzo, in particolare questi molto piccoli, saltasse via. Non è la fine del mondo, però questa posa mi piace veramente tanto e non voglio rovinarla per il video, quindi lo terrò così, fidatemi di me, si muove. Nel caso in cui voleste acquistarlo, vi lascio qui in descrizione eventuali link per l'acquisto. Fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo Metal Gear Rex di Kotobukiya, se già eravate in possesso. Ne esistono anche altre versioni, tra cui una completamente nera che è veramente bella, ma sono introvabili e quindi costano un po' di più. Credo che possiate trovarle su eBay. Per qualsiasi domanda e chiarimento sono a vostra disposizione. Vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto dai Crudunes.